Quattordicesima edizione dell'Ischia Film Festival, oltre 100 film in programmazione, 13 incontri, 49 anteprime, numeri da capogiro, ma un unico comune denominatore, il cinema. Il cinema come mezzo di espressione, di comunicazione, il cinema capace di raccontare storie, di far emozionare. Ma cosa può fare veramente il cinema? Lo abbiamo chiesto ai protagonisti di questa edizione. Il cinema sicuramente è un mezzo di intrattenimento, però non solo, dà tantissimi stimoli che poi noi dobbiamo raccogliere. Può fare tantissimo, potrebbe fare tantissimo se avesse la possibilità di esprimersi, perché non sempre questo accade, purtroppo. Ecco, qui vedere una rassegna come questa, un festival così importante, fatto con amore, con passione, in una location straordinaria, dove chi viene qui veramente ha fame di sapere, di conoscere, no? Io credo che veramente non c'è niente di più bello che il messaggio che possa arrivare attraverso la cultura in tutte le forme di arte. Il mio auspicio e il cinema che piace a me è quello che si prende il rischio di approfondire liberamente delle storie, senza dover per forza assecondare il gusto di tutti. Ma io ho cominciato pensando a quello che posso fare io. E può fare tutto, può dare dei messaggi, può farti crescere, ma soprattutto penso che debba essere un'arte molto costruttiva e molto educativa per le nuove generazioni. Penso questo. Ma il cinema abbiamo visto che diventa anche uno strumento diciamo, di rivalsa economica, perché molti territori hanno ritrovato, diciamo, floridità dal punto di vista economico grazie al fatto che magari si è girato un film che poi è andato molto bene, eccetera. Le pouvoir du cinéma, c'est d'abord de réjouir les spectateurs. Il ruolo del cinema è anche di dare piacere alla gente che lo guarda. È molto importante di creare una forma, però anche di far passare un messaggio. Il cinema può fare tantissimo, tantissime cose. Siamo in un momento in cui ci sono tantissime nuove realtà, nuove commedie, il cinema italiano sta rinascendo, però si potrebbe fare ancora di più. Я думаю, что кино – это один из тех немногих Cinema è una parte del mondo che può riunire le diverse nazioni, le diverse razze e noi possiamo essere più vicini. Raccontare storie con onestà, questo è quello che mi interessa, e con il rispetto per un mezzo comunicativo meraviglioso. Yeah, I think I wouldn't be here if it weren't Se non fosse stato per queste persone, le storie di queste persone che mi hanno ispirato, io non sarei neanche qui. Quindi penso che anche il cinema sotto forma di documentario è importante, anche se si cattura solamente un attimo, solamente un momento e ci si mette 300 ore per farlo, almeno si ha quel distillato di realtà. Yeah, that's a very interesting question because Beh, è una domanda davvero interessante, anche perché in questo caso il cinema ha delle ricadute pratiche molto concrete. Non è soltanto un mezzo di aggregazione per la comunità, ma anche un mezzo di riscatto e anche un mezzo per aiutarli dal punto di vista economico. Oh, goodness. The great power, I think. Il cinema non riguarda soltanto la narrazione di storie, si tratta soprattutto anche della componente emotiva che viene trasmessa. Sono emozioni che vengono suscitate dai film, dalla visione del film, ma anche forse dal visitare la location in cui un film è stato girato. Il cinema può fare tantissimo. Guarda, anche stasera c'è la proiezione di questo documentario, c'è la proiezione di tanti altri film. Il fatto di poter vedere, il fatto di banalmente, il fatto di poter vedere e di entrare in una sfera così intima, perché parliamo di persone che fanno ogni giorno lo stesso lavoro. Ma il cinema innanzitutto può far sognare. Il cinema non deve solo far vedere com'è il mondo, ma come si può migliorarlo. Ma può pi fare piacere a te stesso chi lo fa. Qualche volta hai la chance che anche il pubblico prenda piacere, ma prima sei tu stesso che ce l'ha.
Il cinema ci deve far sognare, ci deve far ridere, ci deve far divertire, far stare insieme. Io credo molto nella funzione del cinema, come, arma di seduzione popolare. Ah, il cinema può fare cambiare? No, cambiare molte cose. Ma il cinema può fare, diciamo, quello che è per sua natura la prerogativa principale, cioè raccontare storie. E quindi può raccontare storie che spesso sono lontane da quello che, da quello che il pubblico può vedere. Ma la grande forza che ha il cinema è quello forse di far empatizzare lo spettatore con gli attori protagonisti, con i protagonisti delle storie. Il cinema racconta sempre una storia, in questo caso la storia è appunto quella della fine dell'infanzia e dell'inizio di un'altra età. Aiuta molto l'anima, cioè, mi alza un po', sì, cioè, riesce a questo potere, come penso qualsiasi forma di arte alla fine. La forza del racconto narrativo per immagini, la forza della fiction audiovisiva è ancora veramente notevole perché mutevole, perché è cambiata, perché si è adattata, si è modellata sui nuovi modelli di fruizione, anche sui nuovi metodi di narrazione e persino sui nuovi modelli di società. Sapete che c'è questa espressione famosa che la bellezza può salvare il mondo? Il cinema sicuramente può raccontare parti di noi che magari sfuggono a noi stessi. Ci può aiutare in una ricerca, nel capire meglio noi stessi e il nostro rapportarci sia con gli altri che comunque col mondo che ci circonda. Parlare dei buoni sentimenti e far vedere che tutto è possibile e soprattutto le cose positive sono possibili. Secondo me può fare tutto. È un modo per evadere, ma non solo. Quindi in realtà il cinema può raccontare tanto, può insegnare tanto e può dare la possibilità, insomma, di forse anche di cambiare un po' di cose. Deve emozionare, questa emozione deve rimanere dentro e deve essere valutata e poi interiorizzata e in qualche modo portarla nella realtà. Questo, insomma, dovrebbe, secondo me, dare il cinema. Il cinema può sicuramente smuovere e un pensiero nelle persone, può incuriosire, poi la famosa pulce nell'orecchio, che è quello che fa l'arte in qualche modo. Oh, movies have great power. I film hanno un potere immenso, incredibile, perché a volte si pensa di essere da soli a provare, gli unici a provare determinate sensazioni, ad essere magari impazziti, invece guardi un film e ti rispecchi nella storia che viene narrata, ad esempio, oppure un film ha il potere di cambiare la tua vita, ti può aiutare in delle svolte nella tua vita, quindi il cinema è veramente molto potente, è una cosa fantastica, un mezzo davvero davvero molto forte, sì. Dare alle persone attraverso le emozioni e delle speranze, la voglia di sognare, di affrontare la vita con più positività. Allora, innanzitutto per me è un'arte, uno strumento importantissimo e oltre, secondo me, a livello comunicativo, deve partire, secondo me, prima da un'esigenza di chi fa cinema. Può sicuramente mostrare luoghi che spesso sono sconosciuti. Nella contemporaneità siamo pieni di flussi di informazione, ma molto distratti. Ma il cinema può, secondo me, indurre le persone a riflettere. Ma il cinema, come sempre, come da quando è nato, fa tantissimo, perché racconta, fa sognare le persone, racconta la realtà, fa tante cose che servono per vivere bene, quindi è ormai diventato un mezzo fondamentale per vivere proprio. Secondo me il potere delle storie è quello di educarci a vivere delle vite che noi non conosciamo e che però in qualche modo ci insegnano delle cose di cui abbiamo bisogno. Il cinema ha un obbligo, un diritto dovere unico, quello di creare un'emozione. Attraverso l'emozione io posso veicolare qualsiasi messaggio, è un mezzo potentissimo, per cui va usato anche con una certa etica.
Allora, il cinema ha la possibilità di raccontare delle storie, di arrivare lontano, arrivare in altri paesi, in altri posti, e per questo è anche importante secondo me i festival, che danno la possibilità anche di piccoli film che escono magari in 30 sale, hanno la possibilità di essere... Di tornare, di essere quindi visti e poter in qualche modo dare la possibilità di rimettere in circolo un messaggio, i messaggi che in questi film hanno. Il cinema, come sempre, può dare sempre un contributo. Come dire, il cinema può aiutare perché ti fa riflettere, ti può in qualche modo far entrare in mondi che sicuramente non conosci, e forse a volte la commedia può aiutare molto di più rispetto a quello che può essere un'inchiesta, qualsiasi altra cosa, nel senso che forse proprio perché uno sorride, si diverte, quella cosa lì ti fa riflettere e ti fa ragionare un pochino di più. Guarda, il cinema è magia, è poesia, quindi io credo sempre che ci deve essere grande onestà e quindi deve emozionare. Tolto questo, se non ottiene questo, come succedeva con i film di Charlie Chaplin e altri mostri sacri, penso che non abbia grande senso. Penso che il cinema può fare molto, veramente, perché è un modo di mostrare la vita in alcuni paesi come c'è veramente. Può fare tantissimo, se poi lo uniamo a altre due passioni che ho, che sono gli scacchi, che hanno una grande storia nel cinema, e la musica, direi che è una combinazione meravigliosa. Il cinema può fare tutto, secondo me, perché racchiude tutte le arti che esistono al mondo. L'arte è il sistema di comunicazione più potente, dentro il cinema c'è la musica, c'è la pittura, c'è la fotografia, c'è la dinamica, c'è la luce. Quindi il cinema fatto bene è il sistema educativo più potente che esista. Yeah, I think that movies are still really powerful. Allora, il cinema innanzitutto ha un grande potere emotivo ed è un potere, una forza che è immutata rispetto alle origini. Naturalmente il cinema può anche affrontare temi politici o sociali e può provocare la discussione, per esempio, può lanciare un argomento di discussione per gli spettatori. Il cinema può raccontare tutta la sua storia, chiaramente attraverso la testimonianza delle persone che l'hanno conosciute. Il cinema fondamentalmente può veicolare attraverso le emozioni delle storie, può muovere all'interno delle persone che guardano queste storie delle passioni, dei sentimenti che poi rimangono all'interno delle persone e in qualche maniera può far riflettere nel mio caso particolare, nel nostro caso, sulla realtà che ci circonda. Io penso che il cinema sia importantissimo sempre, perché è espressione di divertimento, di riflessione, e in questo momento dove io credo che noi dobbiamo ricostruire una nostra idea di stare insieme, il cinema può avere una funzione culturale importantissima. Ma può testimoniare quello che è, ed è sempre una testimonianza, anche se vuole fare puro intrattenimento, alla fine è sempre una testimonianza di come ci si vestiva, di come si pensava e come si vedeva il mondo all'epoca, e questa è la cosa più bella, più importante, che rimane più del cinema, al di là anche della volontà dei registi di dire una cosa, un messaggio, il famoso messaggio. Qualunque film testimonia proprio come un documentario che cosa era quel periodo là. Il cinema intanto può ricordarci che la cosa peggiore non è vivere dietro a un confine, dietro un muro, ma è rassegnarsi e pensare che sia diventato normale. So basically I have done Il nostro film, come il cinema in generale, ha portato a dei cambiamenti, anche dei risvolti a livello pratico, ad esempio. Innanzitutto mi importa soprattutto l'approccio visivo al cinema, che è un approccio che riesce a convogliare le emozioni agli spettatori in particolare. The great thing about cinema is that you can... Credo che questa sia la grandezza del cinema, che può evocare nella gente queste emozioni, non solo per il presente, ma per i padri e i nonni e le generazioni passate. In generale il cinema deve far sognare prima di tutto e poi riuscire a toccare quelle corde che altre arti non possono fare. Il cinema fa tantissimo. C'è De Laurentiis, che è un grande produttore, che racconta sempre dall'alto della sua esperienza
di come, facendo riferimento a generazioni che hanno preceduto il suo impegno nel cinema, all'indomani del secondo conflitto mondiale gli Stati Uniti decisero di investire nell'industria cinematografica e divennero, come dire, il polo di riferimento culturale del mondo, perché all'epoca era solo il film e il cinema il veicolo delle idee, ma non solo di idee, anche di usi, costumi, mode, atteggiamenti, stili di vita. Il cinema è un grande linguaggio di comunicazione ed è bello, interessante, io anche con altri autori con cui collaboro, mescolare sempre il comico al drammatico, cioè parlare del drammatico in maniera comica, come ci hanno insegnato i grandi della commedia dell'arte, tra cui Monicelli. Mescolare questi due generi penso che sia molto più forte, arrivi molto più di più al pubblico. Il cinema è una conquista senza armi, è un mare aperto come questo che permette a tutti di approdare, è il vento che fa muovere questi alberi bellissimi e questo vento non ha una nazionalità, non ha, ed è possibile goderlo chiunque lo voglia, insomma, senza i passaporti. Il cinema può fare tutto, il cinema ci fa sognare, ma il cinema nello stesso tempo ci racconta la storia del mondo, di passato, presente e futuro. Pertanto il cinema non è da sottovalutare soltanto come qualcosa di piacevole da poter vedere. Inconsciamente comunque ognuno di noi nella vita avrà fatto un viaggio perché a seguito di un'emozione filmica, magari nascosta, che non lo sapeva. Ed è e sarà e comunque resta il più grande mezzo di comunicazione che abbiamo, perché il cinema comunque ci trasporta nei luoghi, ci fa comprendere, voglio dire, delle diverse realtà. Noi non a caso questo festival ha un tema ben specifico, quello di raccontare la diversificazione culturale dei territori attraverso il nostro festival, ma soprattutto attraverso le opere che ci prevengono al festival. Noi abbiamo raccontato veramente con semplicità e con diligenza veramente storie che altrimenti non andrebbero nelle grandi sale cinematografiche e non sarebbero conosciute al pubblico. Pertanto il cinema resta il più grande mezzo di comunicazione e noi, diciamo, cerchiamo di utilizzarlo soprattutto per raccontare le altre storie, gli altri paesi, ma soprattutto la loro cultura. Abbiamo una sorta di mission di pace, insomma. Se questo festival, insomma, fa comprendere la diversificazione delle culture, forse ognuno di noi rispetta e comprende la cultura degli altri, forse avremo meno guerre e più pace.